da un amico di YouTube mi è stato chiesto di parlare del calcolo delle probabilità. Bene, quando il fondamento dell'esistenza è uno e trino, abbiamo l'equazione matematica di 1 uguale 10 decimi. 10 elevato a più 1 e 10 elevato a meno 1, ossia i decimi, quando sono due concause, essendo opposte tra loro, diventano dei principi assoluti. Significa che determinano ogni possibile compresenza ottenuta dalla mediazione, ossia dalla combinazione di uno con l'altro. Se noi consideriamo uno dei due come un termine dell'equazione, ossia il primo, quello di 10 elevato a 0, in cui tutto esiste in potenza, e quindi abbiamo 0 in atto, perché tutto è in potenza di 0, e l'altro termine dell'equazione, in cui tutto è in atto, differenziato nel massimo modo tra il positivo di uno spazio dato da 10 e il negativo di un tempo dato da 10 elevato a meno 1, quando abbiamo la compresenza di ciò che è in potenza e di ciò che è in atto e esistono entrambi, ecco, per una volta ancora noi possiamo combinare, essendo principi assoluti, tutto il relativo con una parte dell'essenza in potenza, ossia in potenza zero, e l'essenza in atto di un calcolo vero e proprio di quella potenza 10 elevato a 0, il cui risultato è 1, indipendentemente dalla base di quella potenza. Infatti n elevato a 0 è uguale a n elevato a più 1 per n elevato a meno 1, ossia a n elevato a più 1 meno 1, che è 0, ma non come il risultato 0 di quanto è in potenza, proprio come il risultato di quanto è in atto, simultaneo, binario e differenziato tra più 1 e meno 1. Ecco, l'atto della potenza determina sempre il valore 1. Quindi abbiamo la combinazione tra ciò che è in atto e ciò che è in potenza, come tra uno zero di un calcolo che è solo in potenza e quello 1 di un calcolo di quella potenza che è nel suo atto. Potenza e atto allora si combinano in tutti i modi possibili e immaginabili. Ora, vediamo come sono questi, in che cosa si traducono realmente questi modi possibili e immaginabili. Voi sapete bene che un DVD è un insieme proprio di ordini di questo tipo. C'è un file, una sequenza di 1100011100 in tutti i modi possibili e immaginabili, la cui visione, secondo alcune regole, poi può portare a un bel film, oppure a un avvenimento sportivo, oppure a una conferenza come quella che state ascoltando in questo momento. Anche essa è una sequenza 1010000, e perfino i miei pensieri, le mie idee, quei valori morali o ideali che io vi esprimo, non sono altro che una lettura spirituale essenziale di una determinata sequenza che poi si traduce in quello che formalmente state vedendo ora.
Ora, se voi immaginate che con due fondamenti assoluti di questo tipo, come ciò che è in potenza e ciò che è in atto, combinati in tutti i possibili modi, esiste anche quello che poi visualizzato si trasforma in questa conferenza, oppure visualizzato si trasforma in una partita di calcio, oppure in tutto quello che volete, dovete immaginare che tutto quello che volete o che riuscite a pensare, anche un film di fantasia, un cartone animato, eccetera, esiste, perché nel campo di tutto il possibile esiste tutto il possibile. Tutto quello che voi riuscite a pensare, a immaginare, esiste nel campo di tutto il possibile. E quindi quando noi abbiamo un sistema infinito di tutto il possibile, abbiamo un'infinita serie di ordini dalla cui lettura risulta poi tutto il possibile. A questo punto, questo è il Dio fondamentale, è quello che combina l'essere in potenza di Dio con il suo essere in atto come la relazione tra un padre assoluto e un figlio assoluto. Combinando queste due entità assolute sorgenti di vita, nasce ogni possibile vita. Ma che probabilità avevamo noi di ritrovarci utenti e lettori di questa serie di ordini di cui stiamo facendo personale esperienza? Questi ordini ce li siamo costruiti noi? Oppure è successo che abbiamo ereditato una serie di ordini da visualizzare, da vedere come sarebbero se fossero interpretati in un certo modo, reale, ideale, reale, immaginario? Dobbiamo chiederci realmente perché noi all'interno di tutto il possibile siamo proprio noi stessi. Lo abbiamo deciso? No, ci è stato attribuito. E a questo punto vi chiedete: come mai? Che cosa ci può essere che ha costretto questo sistema infinito di tutte le possibilità a qualificarsi in un io, come sono io, che sto osservando in tutto il possibile solo quella sequenza di ordini che poi si trasforma per me nella vita della mia vita? Che cosa ci può essere? Se vogliamo rispondere in un modo realistico, dobbiamo ricorrere ad esempi. E per fare un esempio concreto, dobbiamo pensare a tutti i dati inseriti in un computer. Sono tutti dati di tipo binario. Anche i programmi si traducono in comandi 1010 secondo alcune sequenze operative. Che cosa connota un programma rispetto a qualcosa che invece non è un programma ma è un file? Qual è la differenza? È che il programma è un ciclo operativo che interviene in presenza di alcuni dati e, esaminandoli in modo ciclico, riproduce sempre quella lettura ciclica e di conseguenza ne ottiene, ne ricava una sorta di infestazione, perché ogni programma è un programma che legge il file di ordini e lo interpreta a modo personale. Io posso immaginare che la mia vita sia essenzialmente una combinazione tra l'essere e non essere, tra uno e zero in un certo modo, e che grazie al mio ciclo operativo io poi lo trasformo, lo
infesto proprio delle mie idee, delle mie visioni della vita. Ecco, ci sono programmi che infestano uno spazio, altri programmi che invece non lo fanno, ma si trasformano solo in una determinata visione dello spazio. Il virus è un bel guaio per un computer, perché è un programma che genera figli, che infesta attraverso la proliferazione una tale molteplicità di risultati che tutti i dati di un computer sono trasformati e sono infestati da questo virus. In sostanza noi siamo un qualcosa di questo tipo, perché attraverso i nostri figli siamo in grado anche noi di produrre altri infestatori al di là di noi stessi. Quindi essenzialmente, quando in tutto il possibile esiste, essendoci tutto il possibile, anche un programma di infestazione del tipo di un virus, ecco, il nostro io si ritrova ad essere una entità che si ritrova all'interno di questo programma e lo è. Noi ci ritroviamo ad essere all'interno della fila di ordini in cui noi siamo nati, quel determinato programma ciclico, e ognuno di noi è secondo un certo ciclo unitario tutto suo. Ognuno di noi è ennesimi. Il ciclo dominante assoluto che condiziona la nostra famiglia umana è il ciclo 10. Però in funzione del ciclo 10 poi ciascuno di noi è n su n, ossia una certa quantità all'interno di questo ciclo che si pone come numeratore e come denominatore e determina in questo modo il suo specifico ciclo di osservazione e di giudizio all'interno del ciclo comune decimale che è lo stesso per tutti gli altri uomini uguali a noi stessi. Di conseguenza noi ci ritroviamo ad essere un ciclo 10 differenziato nel numero caratteristico decimale all'interno di questa decina. È quello che la fede ha chiamato i personali talenti. Noi siamo proprio un ciclo più o meno espanso e a disposizione del nostro specifico ciclo noi infestiamo il nostro mondo percependo la serie in cui noi siamo, ciascuno a suo modo. Quindi in partenza noi non abbiamo scelto di essere una fila di ordini o l'altra. Ci ritroviamo ad esistere come un virus, e sappiamo oramai che cos'è, autonomo, in grado di fare i suoi figli, la sua proliferazione, e di infestare il sistema mondo attraverso una serie di figli identici a me che poi arrivino a sopraffare le altre vite, come sta accadendo sulla Terra, in cui l'uomo, essendo arrivato ad essere nel numero di miliardi, rischia di compromettere l'esistenza di tutte le altre specie. Ma tutte le altre specie, tutto quello che succede, gli atomi, le molecole, tutte queste cose oggettive, sono la concezione secondaria, sono l'infestazione ideale prodotta dal nostro ciclo, che determina poi la visione di queste entità secondarie, che non esistono così, perché chi le asseconda in questo modo è proprio la nostra intelligenza e il ciclo operativo della nostra ragione, che trasforma la generica serie di 1000100, questo esiste in verità che ci precede e in cui noi siamo,
una probabilità all'interno di infinite probabilità, una probabilità appartenente al mondo Terra, che essendo un pianeta solo nei miliardi di miliardi di pianeti dell'universo, dobbiamo immaginare che si è differenziato in questo modo attraverso una serie infinita di divisioni tra 1 e 0. 1 e 0 si sono divisi in un modo talmente generale che a un certo punto si è differenziato l'universo nelle sue parti e ogni mondo è diventato mondo a sé stante, finché poi all'interno di ogni mondo è nata la vita, eccetera. Insomma, a forza di dividersi 1 e 0, l'essere in potenza, l'essere nato in tutti i modi possibili e immaginabili, si è determinato un infinito di possibilità. Ma noi, vivendo, non scegliamo mai quale possibilità avere per noi. Noi siamo degli utenti di quella fila di ordini 1010000, letta fino a questo punto, e che continua ancora in una serie che è determinata dall'insieme e che noi semplicemente ancora non abbiamo visto. Noi sembriamo essere enti in grado di trasformare le cose. Sembriamo enti che abbiano un potere. Perché in questo sistema il potere esiste. Il potere è determinato dalla legge matematica che, poiché è una legge di trasformazioni, è il principio causante, tanto che se scendiamo nella causa, facciamo una divisione, se risaliamo quella stessa causa, lo possiamo fare attraverso il processo opposto della moltiplicazione. Quindi noi, essendo in un sistema causale, perché la causa è di tipo matematico, decimale, perché noi siamo entità proprio che appartengono a un ciclo numerico e che esiste come il ciclo numerico che entra in relazione con altri cicli numerici e si moltiplica, si divide, si combina attraverso le leggi della matematica. Ciascuno di noi è un numero che non può sopraffare gli altri numeri se non con la quantità dei talenti che noi abbiamo. Ora, questo esiste, questa potenza esiste, ma è una potenza della matematica che si combina nel modo perfetto con tutte le altre forze che agiscono nel settore e che determinano quello che in apparenza accadrà come l'unico risultato possibile e immaginabile quando esistono varie forze e ognuna spinge nel modo giusto e non superiore alle altre. Il risultato unico quando esistono molte forze è la componente delle forze che porta una componente a un unico punto. Noi nel presente non possiamo ancora sapere cosa sarà a me domani in questo punto, perché io ignoro ancora quali siano le componenti che in questo momento stanno agendo sulla realtà numerica che esiste a mio livello, tale da produrre, per quello che io percepirò come domani, il risultato che io crederò di avere fatto domani, semplicemente perché io sono una forza intenzionale. Ma la mia forza intenzionale non ha proprio nulla per determinare come io desidero il mio domani. In nessun modo e mai la mia componente dovrà mettersi insieme alle altre e determinare il risultato unico. Voi a questo punto dite: no, un momento, posto di fronte a un'alternativa, se azionare o no il grilletto di questa pistola che io ho in mano, la mia vita dipende da me, sono io, è solo io che scelgo se sparare o non sparare, se togliermi o no la vita. Non è il resto dell'ambiente, è la mia capacità decisionale. Ma vedete, la mia volontà può essere attiva in un senso o attiva nell'altro.
Siete sicuri che la scelta finale, se io sparerò o non sparerò, sarò stato io veramente a sceglierla? O non avrò semplicemente letto che cosa era derivato a livello di proprio di matematica, di scomposizione matematica di tutto il sistema nella serie successiva legata al tempo successivo, in cui tutte le forze in campo, quelle presenti o non presenti in questa stanza, tutte quante, tutto il sistema deterministico si è evoluto e io andrò soltanto a leggere se in quel momento finale, in cui io non ho più cambiato idea, avrò deciso di sparare o non sparare. Crederò di essere stato io a decidere alla fine dei conti di volere una cosa o no, ma semplicemente assisterò che nel momento finale in cui sembrava che io dovessi decidere, la mia decisione è stata quella e poteva essere quell'altra. Insomma, non esiste nessuna conseguenza tra i nostri desideri di determinare in un modo o nell'altro e quello che accade, perché se nel mio disegno è disegnato un soggetto lavativo che non fa mai nulla, io idealmente posso essere acceso di tutte le intenzioni operative, ma avrò l'amara sorpresa che nonostante i miei ideali io resto un lavativo che non interviene mai nella vita come vorrebbe e, messo in relazione al peccato, poi certe volte, se sono un cristiano e vado a confessarmi, devo amaramente dire a un confessore: io non so com'è, vedo e capisco e voglio in modo ideale la purezza, la bontà, e poi invece io faccio. Il fare non dipende da me. Io tutto questo cappello l'ho voluto fare perché quando mi si chiede: mi fai il calcolo delle probabilità, mi fai capire come funziona il calcolo delle probabilità, la domanda è fatta proprio nella speranza che, dovendo scegliere noi il nostro futuro, possiamo sapere che probabilità abbiamo che un certo futuro si attui o no. E in questo caso il calcolo delle probabilità è ineccepibile, lo possiamo fare, ma non è minimamente detto che poi all'esito finale si attui proprio quello o no, perché esistono veramente o no quelle probabilità. Perché se è destino che esista una cosa sola e assolutamente improbabile, improponibile, e quella è la cosa disegnata, per quanto possa sembrare assolutamente improbabile, esiste. Se voi considerate che per nascere proprio io, a partire da 2000 anni fa, quel milione di antenati che poi sposandosi tra di loro in un modo o nell'altro avrebbero determinato conseguenze su conseguenze su conseguenze, fino poi a mio padre e mia madre che si sono incontrati e da cui sono nato io, se mi chiedo che probabilità esisteva che tutto andasse proprio così perché nascessi io, direste: ma una su un miliardo, ma neanche. Eppure, vedete, io sono nato, mi ritrovo qui e si è verificata proprio quella cosa così rara che potete immaginarla anche in un altro modo. Mio padre ha eiaculato una quantità enorme di spermatozoi, uno solo andava a fecondare l'uovo, e io sono il risultato di quello spermatozoo solo che ha fecondato l'uovo. Che probabilità c'era che vincesse la gara proprio quello? Ancora una volta, una probabilità proprio inesistente data la quantità dei soggetti in gara. Quindi noi, se desideriamo sapere il calcolo delle probabilità nella speranza di poterci orientare e determinare in modo volontario una cosa più probabile o no dell'altra, e quindi, messi di fronte alla vita, dire: è più probabile che io incontri il mio bene se vado di là, quindi io
decido di andare lì perché poi, avendolo deciso, io vado lì. Se vogliamo regolarci del calcolo della probabilità, per proprio regolarci sulla vita reale, dobbiamo dire no, il nostro voler scegliere non si trasforma mai nel potere scegliere. Una cosa è la vera libertà data al nostro spirito dal Dio in cui siamo, cioè dal sistema integrale di tutto il possibile in cui noi siamo, di concepire idealmente una nostra volontà, perché in questa concezione della nostra volontà noi qui sì siamo veramente liberi. Questo è il vero libero arbitrio di cui siamo parte, perfino quello di dire: Dio Padre, tu sei mio Dio Padre, ma io ti rigetto, dico addirittura che non esisti, anzi in certi casi io idealizzerei proprio il tuo avversario, perché in questo mondo così. Questa libertà che un padre ha dato a ciascun figlio di essere perfino rigettato dal figlio è il vero libero arbitrio che l'uomo ha e che si scontra poi sul fare reale. Perché se il fare reale non è stato voluto dal padre attraverso tutto il sistema possibilistico che ha determinato poi a quel figlio quella fila di ordini che il figlio sta vedendo, se il padre non ha scelto questa via unica per il figlio non lo potrà mai. Ciascuno di noi è, come dice la Bibbia, ora schiavo in terra d'Egitto e dobbiamo accettare di buon grado quello che Dio ci ha ordinato, presente sulla serie e sulla fila di ordini verticali, che è il progetto della nostra vita, fatto da un Dio faraone come l'autore di un libro, che ha disegnato dei personaggi apparentemente liberi, e io sono uno di questi apparentemente liberi. Per cui nel nostro mondo poi succede l'incredibile. Pensate al caso, non so, del David Copperfield. Esiste il Dio creatore che ha disegnato Dickens, che nella sua libertà diventa uno scrittore, che si inventa un personaggio come il David Copperfield, che diventa lui stesso uno scrittore e che poi scrive la storia della sua vita, di David Copperfield. Ecco, noi siamo in un mondo di questo tipo qui. Ogni creatore può diventare a sua volta creatore di un altro creatore, di un altro creatore, in una creazione infinita. È infinitamente possibile. Beh, in tutto questo io ho il padre che ha deciso in tutta e per intera la mia vita e io non potrò mai fare altro che ciò che è stato destinato per la mia vita in questa terra d'Egitto, così assolutamente dominata dal faraone, che mi consente solo la vita lasciata a me. Ma come dice la Bibbia, noi siamo in un mondo in cui da vivi faremo un'esperienza duplice, perché il popolo di Dio prima da vivo fece l'esperienza in terra d'Egitto in cui visse da schiavo, poi ci fu l'esodo e da una vita schiava passò a una vita libera, ma in un luogo deserto in cui non era possibile nessuna novità e in cui c'era soltanto da perdere tutta quella vita che era avvenuta prima in terra d'Egitto. Insomma, è dopo la prima vita vista nel senso del possedere qualche cosa della vita, quella che il faraone ti lascia, quello che Dio ti lascia. La seconda, quella di possedere proprio nulla, perché hai perso e perdi progressivamente tutta quella vita che avevi prima in terra d'Egitto e che era tutto quello che avevi. Noi nel deserto, facendo parte del popolo di Dio e da vivi, siamo soggetti che faranno dopo la morte, che è l'esodo
da questa terra d'Egitto, una vita vissuta in negativo, in cui rimpiangeremo o no la vita precedente in questa terra d'Egitto, a seconda che in questa terra di Egitto si sia stati vincenti o perdenti. Beati, dice Gesù, coloro che in questa vita fanno esperienza di rinuncia e di sacrificio, perché sono abbassati e saranno alzati. Gesù li chiamò beati, e sono veramente beati nel secondo tempo della vita, quando si accorgono che non c'è più il faraone che attenta alla tua vita, che ti mette in schiavitù, che ti costringe a un livello basso di vita. Nel deserto questa figura così opprimente non esiste più, sei libero. Certo, cosa puoi fare? Quello che vuoi. Non hai più quell'elemento negativo che prima attentava alla tua vita e la teneva in basso. Per cui sarai alzato, sempre in un seguito di vita, quello che accade dopo. Per cui vedete, già ora noi siamo condotti in un percorso che sperimenterà la vita non solo in un verso attivo, ma in un verso in cui la vita la possederemo e la perderemo nella desertificazione della vita. Solo alla fine di queste due vite, ma da morti, arriveremo nella terra promessa. Solo quando, nati bambini, avremo l'impressione di vivere liberamente, ma in cui la nostra libertà sarà stata solo quella ideale di capire la vita nella massima libertà che Dio concede a ciascuno di noi. Capire qual è il bene che secondo me è il bene, qual è il giusto che secondo me è il giusto. Ma non solo in un modo interpretativo della vita, in un verso solo, quello dell'avere, anche in quello successivo del perdere tutto quello che io ora ho. Tanto che tra il possedere e il perdere, tra il fare e il disfare le stesse cose, ciascuno di noi si possa fare una giusta idea di dove sta il giusto. Desiderio, concetto, abito mentale, la giusta idea di Dio, il Dio della mediazione tra l'abuso, il sopruso di noi stessi sugli altri o quella condizione rovesciata di essere invece nella condizione opposta. Alla fine noi ritorneremo come bambini, e se non ritornassimo come bambini non entreremmo mai, perché il regno dei cieli sta lì nella direzione del passato sempre più spinto verso i nostri antenati, in cui cominceremo a fare esperienza di vita duplice, alla esperienza diretta del nostro io come un ente unico, noi, ritornati nei due genitori, sperimenteremo realmente la loro vita, ma non nel farsi della loro vita. Noi l'abbiamo vista in parte, quella loro vita nel loro farsi, no, nel disfarsi. Ma così facendo, noi, a forza di raddoppi, presto o tardi finiamo per essere presenti in tutti i nostri antenati, in quel Padre nostro che sta nei cieli del nostro passato, in cui tutto esiste in potenza come un Padre nostro che sta nei cieli e in cui tutto è ancora possibile, in cui io come figlio non esisto nemmeno ancora. E così tutta la storia dell'uomo, quando tutto rientra nell'essere in potenza di Dio, il mio io, che non sarà mai perduto nel suo specifico, ritornerà in questo io forte del mio abito morale e mentale che avrò voluto avere. Quindi, allora io finalmente divento libero, perché sarò messo in condizione di far esistere io quel progetto, andandolo a leggere a monte di quella sorgente, e potrò andare a rivivere tutti i personaggi che sono usciti in quel modo, e se non avrò avuto il morboso attaccamento alla mia vita,
potrò immedesimarmi alla vita di altri personaggi per gioire del bene toccato a loro a modo mio. Questa sarà la vera libertà. Ma la vera libertà ora non c'è. Culturalmente io posso dire che il calcolo delle probabilità mi informa che in quattro tempi di una possibilità tra 1 e 0 io ho un totale di 16 possibilità diverse, perché il 2 a forza di dividersi 4 volte è diventato 2, 4, 8, 16. In 4 tempi le colonne diverse sono 16. Se io voglio sapere quanta probabilità ho di ritrovarmi in una di quelle 16 colonne, e quindi in una condizione o nell'altra, nel mio futuro, e ho una probabilità su 16. Perché nell'ipotesi che io pensi di poter andare alla roulette a vedere se dopo 10 volte che è uscito di fila il rosso io posso puntare finalmente sul nero, perché è diventato così improbabile che esca ancora un'altra volta il rosso che quasi sicuramente vinco, se io penso che questo è vero, no, perché anche se è uscito 10 volte di fila prima il rosso, nell'undicesimo risultato c'è ancora 50 probabilità di per cento del rosso e 50% del nero. Il passato non fa storia. Perché? Perché ogni volta che c'è stato una sequenza di 10 rosso, ogni volta, in quella successiva, una volta esce il rosso, una volta esce il nero, ossia una volta il rosso arriva a essere 11 volte di fila e una sola volta invece cambia. Di conseguenza, visto che il passato non fa storia a livello statistico, perché lo stesso passato ha sempre la duplice possibilità dell'essere o del non essere, io non posso dire, visto che nel passato è sempre uscito questo, adesso deve uscire quello. Perché? Perché due volte che nel passato è uscito quello, una volta continuerà a uscire quello, un'altra cambia. Di conseguenza, ne so forse io se la volta successiva in cui io cerco di attivare il calcolo delle probabilità vengo dopo al caso in cui erano 10 volte che non era uscito e che cambia? Insomma, che cambi o non cambi l'esito legato al passato, quando le chance sono sempre due, sono sempre nella probabilità del 50 e 50. Certo, storicamente io ho visto di essere in una certa sequenza, ma il passato non conta. Nel futuro io posso dire sì, nei prossimi 10 turni io avrò, oppure nei prossimi 4 turni io avrò una volta, nei prossimi 4 turni, una volta su 16, che anche se è uscito 10 volte di fila il rosso, per 4 volte seguita a uscire il rosso. Perché in tutte le volte in cui partiamo soltanto giocando da 10 rossi che sono usciti, e quindi io ho eliminato tutti gli altri casi, gioco solo quando sono usciti 10 rossi di fila. E i casi nel futuro sono tutti aperti allo stesso livello di probabilità. E quindi quando io avrò giocato 16 volte, solo dopo che è uscito il rosso per 10 volte di seguito, avendo giocato e giocando 16 volte, statisticamente parlando, avrò una volta su 16 in cui il rosso seguita a uscire, una volta in cui non esce più, e tutte le altre una miscelazione tra come esce. Di conseguenza, il calcolo delle probabilità
se uno lo vuole sfruttare per vedere il futuro, non funziona. È un esercizio della nostra ragione collocato male. Perché? Ve l'ho dimostrato, l'esistenza della mia vita che io ce l'ho era un evento così improbabile, perché doveva incrociare esattamente milioni e milioni di miei antenati nel passato a coniugarsi tra di loro proprio in quel modo e nel momento giusto. Una probabilità che era così infima che quasi non esisteva. E poi quei miliardi di spermatozoi, proprio quello lì doveva vincere. Anche questa è una probabilità che praticamente non esisteva, eppure, nonostante tutto ciò, io mi ritrovo a essere vivo e vegeto. E esisto. Di conseguenza, chi voglia usare il calcolo delle probabilità, regolandosi su quello che è accaduto nel passato, per cercare di capire se è più probabile o meno probabile che nel futuro accada una cosa o l'altra, e io posso dirvi che sì, è più probabile che dopo 10 volte che c'è il rosso esca il nero. È più probabile, ma se io non avrò discriminato le mie giocate, cioè se io avrò giocato sempre e quindi avrò vissuto per 10 volte che la pallina è stata messa in gioco, la fortuna o la sfortuna. Se io avrò perso per 10 volte di fila, che io sia proprio in quella volta che mi fa perdere ancora, certo che è improbabile, ma con un giudizio a priori. E invece il nostro futuro non tiene minimamente conto del passato, perché il calcolo delle probabilità regolarmente, giustamente, va osservato solo nel futuro. Perché quando le probabilità sono 2, oppure sono 3, per esempio il totocalcio 1x2, sono 3 le probabilità. Ma lasciamo perdere il 3. Quando le probabilità sono 2, non c'è nessuna ragione al mondo, nessuna che sia una più dell'altra. Perché le probabilità sono sempre al 50% in relazione a un evento e al 50% in relazione all'altro. Quindi sgombrate la vostra mente in questo tentativo, se lo volete usare per cambiare, per scegliere il vostro futuro, per due motivi. Uno, perché vedete, il calcolo delle probabilità non vi dà nessuna reale possibilità in più che sia l'uno o l'altro, quando ognuna è il 50%. Il passato non fa storia, ma soprattutto perché il nostro futuro non dipende da noi in relazione alla vita che stiamo vedendo ora. Questa vita che stiamo vedendo ora è un puro esempio di una vita immodificabile, in cui siamo stati infilati un po' nel volere di Dio a viverne una o l'altra, in relazione proprio ai talenti che sono stati concessi a me. Perché se io ho avuto un certo numero di talenti, proprio avrò una vita che interpreterò sulla base di quei talenti, e quindi è una vita giusta, 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 che il sistema dà a ciascuno di noi in base proprio ai talenti sui quali poi ogni soggetto determina il ciclo di quella vita che vede. Di conseguenza, ora noi siamo solo dei puri osservatori, ma abbiamo un compito grandioso. Possiamo liberamente eleggere in noi stessi il Dio che amiamo e che riteniamo giusto per l'idea personale che ci siamo fatti della vita attraverso tutte le esperienze della vita mostrata
nei nostri confronti. Se in altri sistemi di esistenza le vite sono diverse e indurrebbero alla necessità di altre soluzioni, di altri tipi di Dio, il Dio assoluto delega a noi, in un modo assolutamente imprescindibile e veramente libero, al nostro puro spirito di eleggere il Dio della sua fede, quello in cui crede, e in ciò Dio concede proprio alla creatura quel cambio giusto, doveroso, perché se Dio arbitrariamente mi ha messo al mondo, mi dà lo stesso potere arbitrario di eleggere, come in una vera e propria elezione politica, quale deve essere il mio Dio. Ecco, la vita è giusta, è proprio valida, è così. Dio ha la duplice veste di creatore del mondo come tutto il sistema onnipotente, ma che, essendosi differenziato e determinato nel singolo, concede al singolo la massima libertà del suo Spirito Santo per definire tutto quello che manchi a quello che ha avuto il singolo e lo avrà attraverso ogni altro singolo, così come è scritto nella Bibbia, nel Vangelo. Il prossimo, ama il prossimo tuo come te stesso, perché la vita che oggi è stata assegnata a altri osservatori come il tuo stesso spirito, ora è assegnata a loro, ma un giorno sarà libera fruizione di te stesso. E se non ami già ora il prossimo tuo almeno come te stesso, non sarai libero veramente nel tuo spirito, perché avrai sempre una valutazione eccessiva di quello che è stato attribuito proprio a quel tuo personaggio e non sarai più in grado di gioire dell'altro. Come se ciascuno di noi fosse una canzoncina che Dio ci ha dato e ha detto: vedi, tu sei quella canzoncina, ma questo Dio creatore della musica non ti ha dato la canzoncina perché tu canti sempre internamente la tua canzoncina, ma perché ti affezioni al canto e possa cantare tutte le canzoncine. Se tu fossi costretto a restare sempre solo la tua povera canzoncina, quello che Dio ti ha dato sarebbe una schiavitù. E invece ti ha data la vera possibilità un giorno di scegliere quale canto cantare attraverso il canto che oggi fa parte solo delle canzoncine cantate dal nostro prossimo. Ecco, questa scelta sarà veramente nostra. Questo e solo questo sarà ciò che è libero e davanti al nostro eterno futuro. Mentre invece, se noi pensassimo di avvalerci del calcolo delle probabilità nel tentativo di orientarci probabilisticamente in questa nostra vita, poniamo male, malissimo tutte le nostre intenzioni e ci accaniamo a volere cambiare un disegno che non cambia, mentre invece se ci ponessimo in mente di cambiare il nostro io, ossia il soggetto che valuta quel disegno, cercando di farne una brava persona, noi sì, allora avremmo la vera libertà del nostro spirito, perché amare di essere una brava persona o no, questa è una vera libertà che Dio ci ha concesso.